Salve a tutti bomberissimi e benvenuti in questa nuova carriera allenatore tributo. Perché questo? Perché voglio dedicare questa carriera allenatore al nostro Tiz, che come sapete da più di un mese ormai che ha deciso di abbandonare al momento diciamo YouTube, la sua carriera e via dicendo. È per me che è stato sempre un maestro, io mi sono appassionato alle carriere allenatori grazie a lui. È un qualcosa che assolutamente mi è rimasto basito. Quindi ragazzi, voglio dedicare questa carriera a lui e ovviamente l'allenatore si chiamerà come lui. Poi adesso nel primo episodio vi farò vedere. E la squadra che utilizzeremo è l'Udinese, cioè la squadra che ha utilizzato lui appena è partito nella sua avventura su YouTube. Ha pochissimo budget, solo 7 milioni. Però vabbè ragazzi, si può assolutamente lavorare. Non mi sento un erede di Tiz, non mi sento magari neanche alla sua altezza, è giusto un tributo che voglio dargli con la mia carriera allenatore. Allora, mettiamo quindi Mr. Tiz, voglio chiamarlo proprio come lui l'allenatore. Ovviamente ragazzi, se potete, questa è sempre una richiesta che vi faccio, però magari se vi va potete farlo, lasciate tanti mi piace, mi piacerebbe raggiungere già i 200 mi piace per il primo episodio. Condividete il video magari con i vostri amici per iniziare al meglio questa carriera allenatore. E magari iscrivetevi al canale, che fa sempre piacere, attivate le notifiche e così andiamo d'accordo. Detto questo ragazzi, vabbè, il primo episodio è di visione della squadra, di impostazione per quanto riguarda tutti questi parametri. E quindi mettiamo come sempre leggenda, poi metterei 5 minuti, va bene, Euro Stadio Friuli, metterei il Friuli assolutamente. Questo è abbastanza simile, quindi direi che ci può stare. Stadio, mettiamo Stadio Friuli, mettiamo tutto attaccato così, così diamo un'identità alla nostra squadra. Ok, va bene così, andiamo indietro, applica ed esci. Ok, Stadio Friuli, scarica più recenti, giustamente, e facciamo avanti. Detto questo ragazzi, dobbiamo assolutamente cercare di portare grande questo Udinese in qualche modo, perché è una squadra che ultimamente non sta facendo più quanto vedevamo gli altri anni. Udinese che, come sapete, è una squadra che sicuramente prende tanti talenti giovani e poi li valorizza e li rivende. Cercheremo di fare questo, ma cercheremo anche di prendere qualche giocatore un po' più pronto. Vediamo un po' la rosa. Vi dico già da subito che voglio impostarla sul modello spagnolo. Quindi, tanto tiki-taka, il modulo sarà il 3-4-2-1, che poi vi farò vedere le istruzioni, le tattiche. Quindi vi dico già che voglio impostare questo modello spagnolo e di conseguenza ci regoleremo nel prendere i vari giocatori. Ora nel frattempo aspettiamo che si carica la schermata, qui leggiamo Manchester United acquista Mkhitaryan. Noi come al solito vedremo un po' la rosa, sceglieremo adesso le amichevoli precampionato che ci simuleremo ragazzi, perché è inutile andare a giocarcele sinceramente. Qui dobbiamo fare ragazzi sicuramente il salvataggio, assolutamente. Io metterei carriera, mettiamo carriera Tiz, dai, chiamiamola proprio così, così è più semplice da ricordare. Carriera Tiz, mettiamo 1. Io ragazzi qua vi ricordo sempre di fare i doppi salvataggi perché sono importantissimi e comodissimi. Andiamo agli inviti, vediamo un po' la nostra Udinese dove parteciperà. Direi in questo in Belgio, con 5 milioni direi sì che va benissimo. Allora, ci sono squadre interessanti, ma noi ragazzi adesso dobbiamo andare subito, immediatamente a vederci la rosa. Poi faremo gli allenamenti, vedremo gli obiettivi e tutto il resto. Vabbè ragazzi, queste email ce le risparmiamo perché ormai le conosciamo a memoria, assolutamente. Quindi andiamo indietro, andiamo nei trasferimenti e ci andiamo a, nella schermata vendi giocatori. Vediamo già per ruolo. Allora, i portieri sono Carnesis. Buon giocatore, direi non male, 82, 30 anni, un buon portiere. Poi abbiamo Meret che è stato prestato al Ferrara, vabbè squadra che non ha proprio il nome giusto, però va bene ragazzi.
lo teniamo prestato perché ci può comunque servire in futuro. Sicuramente 19 anni può crescere. Questo Perisan, ragazzi, lo rescinderei perché non lo farei giocare mai, neanche in prestito. Scuffè, ottimo portiere di riserva. Quindi come portieri, ragazzi, siamo copertissimi. Andiamo ai difensori centrali. Vi ricordo che giocherò con la difesa a 3. Quindi importantissimo andare a prendere difensori centrali pronti e che siano almeno 6-7. Allora, Angella non è proprio da buttare. Certo, ci aspettavamo un pochettino un overall un po' più alto, ma non è da buttare. Bubnić, anche lui interessante, anche se è stato prestato. Coppolaro, anche lui prestato, non saprei che farmene. Danilo, esperienza per lui, non è male. Felipe, io lo metterei in vendita, ragazzi, perché ha un 75 di overall, 31 anni, non mi interessa più di tanto. Ertuğ, gran bel difensore. Questo Musa Vuking, ragazzi, è prestato, ma secondo me non è malvagissimo. Poi guardate che c'ha in testa, sulla parte destra, non lo so che cosa ha, però vabbè. Poi Samir, ottimo difensore che può crescere veramente tanto. Vaghe è stato prestato all'Leicester, che in teoria potrei anche richiamarmi, ma per il momento lasciamo perdere. Poi abbiamo Coffè, già fa parte del reparto terzini, quindi diciamo che come difensore abbiamo Samir ed è 1, poi abbiamo Ertuğ e sono 2, Danilo 3 e nel caso ci sta Angella 4. Penso che 2-3 difensori centrali dobbiamo prenderli, dobbiamo vedere un po' se vendiamo Felipe. Andiamo ai terzini, che terzini vanno valutati con gli esterni per il modulo che voglio fare io, ragazzi. Quindi abbiamo Coef, come dicevo, prestato, 24 anni, non mi entusiasma. Faraoni, che vorrei sfruttare abbastanza. Widmer, che sicuramente è veramente molto forte. Ali Adnan, che ci può servire anche nel modulo che voglio utilizzare. Insua è stato prestato, ma non è magari proprio da buttare via. Gabriel Silva lo metterei in vendita, ragazzi, non mi convince particolarmente. E diciamo che anche poi ci regoliamo con gli esterni. Per quanto riguarda i centrocampisti, Badu non è male, 25 anni, un 75. Fofana, uno difensivo serve, quindi Fofana e Badu per me vanno benissimo, soprattutto Fofana. Poi abbiamo Gnucuri in prestito dall'Inter, che magari utilizzeremo un po'. Alberg è stato prestato, che non è malvagio. Alfredson ci serve per impostare, anche se ha 32 anni, ragazzi, ma comunque serve un giocatore che imposta con un buon passaggio, perché vedete Alfredson alla fine, se andiamo a vedere, ha una buona visione 74, passaggi lunghi 77, corti 79, quindi non è malvagio. Iniguez è stato prestato. Poi abbiamo Janko, che è un mini jolly, diciamo, non è affatto male, 20 anni, per lui 75. Kums è in prestito dal Watford, ci potrebbe servire. Pontisso non mi piace particolarmente. Guilherme è stato prestato. Poi abbiamo questi COC che non mi entusiasmano, vi dico la verità. Abbiamo Zapata, Cuné, Fernandes, Evangelista. Lucas Evangelista non è male. Fatemi vedere pure se fa altri ruoli. No, solo il COC, 4 stelle mossa abilità, non è malvagio. Però sicuramente può servire durante la stagione. Poi abbiamo Cuné, Zapata, De Nilsson, questi tutti prestati, ragazzi, è una rosa particolare. Abbiamo De Paul, che è veramente un grande giocatore, penso potrò adattarlo come o esterno o anche come CC, ora vedrò un po'. Terò, 33 anni, 77, lo metterei in vendita, ragazzi, non mi convince. Terò, Evandro, giocatore che potrebbe crescere, non è malvagio. Lasagna è stato prestato al Carpi, che non è proprio da buttare via. Lasagna. Poi abbiamo Perizza, Raneghi, che è stato prestato, Rieder Matos, che penso che sfrutterò molto, e Duvan Zapata, che è in prestito all'Udinese dal Napoli. Giocatore che non mi convince particolarmente nel mio modulo. Quindi, ragazzi, abbiamo messo in prestito un po' di giocatori. Io adesso andrei nella rosa attiva e metterei subito il modulo che voglio utilizzare. Assolutamente, andiamo giù, che lo dobbiamo trovare. Non è il 3-4-1-2, non è il 3-1-4-2. Se lo trovo, magari, eccolo qua, il 3-4-2-1. Questo è il modulo che vorrei utilizzare, ragazzi. È un po' un modulo barcelloniano, per intenderci. Allora, Carnesi si importa, va benissimo, facciamoci un po' la formazione.
Widmer, tu devi andare a giocare qui assolutamente, quindi mi dai Samir e Felipe. Al posto di Felipe vorrei mettere Certo, quindi questa è la nostra difesa. Alla fine, ragazzi, Samir può fare anche il TS, però 21 anni, piede sinistro, metterei qui, visto che Teo penso sia destro, ok, anche Danilo, perfetto, perfetto così. Poi, ragazzi, cosa farei? Metterei un giocatore di qualità come Alfredson, all'occorrenza ci sta anche Kums, e un giocatore più difensivo che può essere Fofana, perfetto, Widmer va bene. Sulla sinistra lì Adnan è il giocatore che mi piace per questo ruolo. Poi, diciamo, qui sono trequartisti esterni. De Paul va benissimo, assolutamente. Qui Rieder Matos, anche se non può fare il COCAS, definiamolo così. Mettiamoci Terova, anche se non ha le skill. Però Rieder Matos vorrei provarlo più come punta centrale, un po' come falso 9. Quindi in panchina, ragazzi, non è molto lunga la rosa, nonostante i numerosi prestiti e via dicendo. Mi porterei Gabriel Silva perché mi può servire, assolutamente. Poi metterei Janko, che è un buon jolly secondo me, quindi ce lo portiamo in panchina, può fare anche l'ES all'occorrenza. Ragazzi, se che vi dico, io metterei Janko come esterno sinistro qui, perché non è male, alla fine il ruolo ce l'ha, piede sinistro, una buona accelerazione, una buona velocità scatto, meglio di Terò in quel ruolo secondo me. Poi in panchina direi che va bene così, sfrutteremo anche questi giocatori, ma noi vogliamo comprare assolutamente altri giocatori. Angela quanti anni ha? Ha 27 anni, Felipe ne ha 31, mi porterei Angela per farlo crescere, ok. Poi andiamo nei ruoli che sono importanti, le punizioni De Paul, fa un po' tutto De Paul, sì, direi che è il giocatore di maggior talento. Sì, fa tutto lui, tranne i rigori, sì, li tira Rieder Matos, variamo un po'. Ora, le istruzioni, ragazzi, importantissime, dato che so che molti poi vogliono iniziare una carriera tipo la mia, vi dico le istruzioni. Allora, i due CC devono assolutamente restare dietro in attacco, è importante. Poi, Alfredson metterei svaria, mentre Fofana io ci lascerei resta in posizione. E Fofana, diciamo che potrei mettere anche resta al limite per il cross, perché non deve entrare in area. E stessa cosa anche Alfredson, devono stare un po' più lì. Metterei rientro in difesa, Adnan deve fare un lavoro assolutamente importante. Gioca largo, inserisci dalle spalle quando serve e via. Poi Widmer praticamente la stessa cosa, altrimenti non ci troviamo più con le posizioni. De Paul assolutamente dobbiamo mettere intercetta linea di passaggio, in questo modulo è importante. Inserisci dalle spalle e qui lasciamo normale. Poi mettiamo inserisci dalle spalle qui, perché ci vuole. Intercetta linea di passaggio anche a Rieder, anche a Janko. E poi qui mettiamo a Rieder Matos, rimani centrale, inserisci dalle spalle e pressa i difensori. Le tattiche, ragazzi, praticamente utilizzo la tattica del possesso palla, però modificata, cioè in pratica metto una velocità maggiore, perché sennò veramente su questo FIFA non ti muovi più. I passaggi sul 50, classici. Qui nella creazione occasioni dobbiamo aumentare un po', 65. I cross possono servire, cioè non possono servire, ora che stavo dicendo, quindi li abbasserei a 40. I tiri magari 60. Qui libera, secondo me il pressing è elevato, dobbiamo subito riconquistare il pallone, un bel 70, l'aggressività anche un 60, ampiezza squadra 50, un valore base. Quindi salviamo, ragazzi, il primo episodio non deve durare proprio un casino, però stiamo vedendo un po'. Allora, facciamo anche gli allenamenti che sono importantissimi, dato che abbiamo visto la rosa possiamo scegliere chi mettere ad allenare. Io, ragazzi, mi allenerei per prima cosa De Paul, perché ci tengo veramente tanto, soprattutto nei tiri, visto che voglio utilizzarlo lì in fase di attacco, perché è uno dei tre fantasisti. Poi metterei come centrocampisti assolutamente Janko, perché ci tengo tanto a lui, lo allenerei sul dribbling, mantieni il possesso. Poi mettiamo come difensori centrali assolutamente Samir, avete capito un po' la mia teoria, ci mettiamo Torello difficile. Poi come terzini di interessante posso metterci Adnan, anche Widmer, però per il momento mettiamo Adnan, farei un allenamento difesa 1 contro 2. Poi in porta assolutamente mi vado ad allenare il nostro Scuffè, perché secondo me può diventare
Veramente un ottimo, ottimo portiere. Quindi facciamo simula tutto qui, vediamo che succede. Vediamo un po' se riusciamo a far salire qualcuno. No, vabbè, al primo allenamento no. Però prendiamo una A per Scuffè, che non è affatto male. E ora ci andiamo a vedere anche gli obiettivi, ragazzi, dopo aver fatto tutto questo. Allora, vediamo un po' le aspettative della dirigenza. Crescita giovane, ingaggia 4 giocatori per il tuo vivaio nel ruolo di centrocampista. Mamma mia, ragazzi, vogliono assolutamente puntare molto sul vivaio. Acquista un giocatore chiave nel ruolo di attaccante. Va bene, io voglio prendere un falso 9, ragazzi. Ovviamente nei commenti ditemi un po' tutti i giocatori che volete che potrei comprare. Termina la stagione risparmiando 7 milioni dei fondi stanziati. Cioè già 7, ah vabbè, 12 più o meno. Vabbè, è difficile, raga. Obiettivi difficilissimi. Avendo il valore del tuo club del 30% entro 2 stagioni, raggiungi i sedicesimi, vabbè, qualificati per l'Europa League, successo continentale, nulla. Diciamo obiettivi abbastanza difficili, ragazzi, non ve lo nascondo. Noi dobbiamo andare subito ad assumere osservatori per la primavera, dato che dobbiamo prendere 4 centrocampisti, cioè roba da pazzi. Prenderei subito Valerio Lombardi, ok, che magari spendiamo già 1,8 milioni, ma è importante. Quello da 2,6 milioni non me lo prendo. E devo prendere anche un altro. Io prenderei uno base, Roberto Aguardo, che è spagnolo, quindi nel nostro progetto ci può stare. E ragazzi, mi prenderei un altro osservatore ancora, magari normale, come David Guviera, lì come si chiama, Guveia, non so neanche come si chiama, perché comunque ci servono tanti osservatori. Come budget, quindi, ragazzi, adesso per i trasferimenti abbiamo 5 milioni. Però in teoria possiamo anche modificarlo poco poco, possiamo arrivare a 6. Però ovviamente se facciamo qualche vendita o qualche scambio, comunque recuperiamo ingaggio e vediamo un po' come muoverci. Qui la rete mercato globale, poi me la sistemo io, ragazzi, perché non mi piacciono queste istruzioni, devo valutare un po' la situazione. No, grazie, ci penserò dopo. Qui, ok. Quindi ragazzi, direi che questo episodio posso terminarlo qui. Avete capito un po' il mio progetto, carriera tributo dedicata a Tizza, assolutamente. Quindi ragazzi, lasciate tanti mi piace. Nel prossimo episodio faremo mercato e comunque giocheremo, cioè simuleremo alcune partite col Varegem, Genk e Alanyaspor, squadra turca se non sbaglio. Quindi ragazzi, vi invito a iscrivervi al canale, a condividere il video e ovviamente a lasciare un bel mi piace. Quindi ragazzi, bomberissimi miei, noi ci vediamo in un prossimo episodio. Ciao ragazzi!